grazie. Grazie. La parola all'onorevole Sassoli per 2 minuti. Sì, grazie Presidente. Ci troviamo per la seconda volta in questa legislatura a parlare in questo Parlamento del problema della libertà di stampa. È la dimostrazione, signora Commissario, che questa è una problematica fortemente sentita, è un grande problema delle opinioni pubbliche europee. Questo Parlamento, lo ricordo, si era pronunciato nel maggio del 2004 con una risoluzione in cui si chiedeva alla Commissione di agire per la tutela del pluralismo dei mezzi di informazione, la libertà di stampa, ma in tutti questi anni la voce della Commissione non l'abbiamo sentita. Il problema ora, come lei sa, si va allargando, le questioni che riguardano Italia, Romania e Ungheria sono diverse fra loro, ma interessano lo stesso il medesimo campo. In Italia continua a esservi, come lei ben sa, un pesante conflitto di interessi aggravato dall'occupazione del governo del servizio pubblico radiotelevisivo. In Romania addirittura si considera la stampa una minaccia per la nazione. In Ungheria il governo vuole fare gli esami al giornalismo. Il condizionamento dei media da parte dei governi non può trovare naturalmente complici le istituzioni europee, la libertà di informazione non è un bene materiale, valutabile solo secondo criteri di mercato, ma si tratta del diritto dei cittadini a formarsi le proprie opinioni sulla politica, sulla qualità dei governi, sulla vita pubblica. Per le istituzioni europee non possono esservi più pretesti, la Commissione deve intervenire con decisione per rafforzare standard comuni europei. Il vostro intervento, signora Commissario, potrebbe dare ai cittadini europei la certezza che l'Europa è spazio di diritti e di libertà. Grazie. Grazie. La parola all'onorevole Wikström per 1 minuto e 30. Grazie signora Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi. In questa ora tarda della giornata dobbiamo ricordare che la libertà di espressione è nata